Buonasera a tutti, benvenuti. Conferenza stampa di presentazione della finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Alessandro Spugna e Camelia Ceasar, allenatore e portiere della Roma. Due info veloci: sul sito della FIGC trovate tutto il dato biglietti, il match program scaricabile, le presenze istituzionali. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, il presidente Gravina saranno domani qui allo stadio di Cesena. Tutte le iniziative che precederanno la partita, anche quelle che si svolgeranno durante l'intervallo, quindi FIGC.it per tutti gli aggiornamenti. Vi chiedo invece, dal punto di vista tecnico, di tenere chiusi i vostri microfoni quando verrete chiamati in causa da Camilla Spinelli, ovviamente aprire l'audio, nome, cognome e testata, e poi buon lavoro. Buon pomeriggio, inizierei dal mister. Vi siete appena laureate campionesse d'Italia, eppure immagino che questa sia una vigilia emozionante, perché comunque la Roma non riesce a vincere la Coppa Italia nonostante le finali giocate dal 2021. Come vive questa vigilia? Ma intanto l'abbiamo vissuta con grande serenità, la stiamo vivendo con grande serenità, perché è bello essere qui, perché vuol dire che abbiamo fatto un percorso anche in questa competizione importante. Tra l'altro questa competizione è iniziata a Cesena, perché la prima partita di Coppa Italia quest'anno l'abbiamo giocata contro il Cesena, e quindi ci fa enormemente piacere tornare a Cesena e tornare per la finale. Chiaro, nelle passate edizioni non abbiamo vinto la Coppa Italia, però abbiamo fatto la finale. Questo ci fa capire che tante volte, pur giocando delle finali di ottimo livello, molte volte non è sufficiente, e quindi l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, perché abbiamo voglia di portare a casa anche questo titolo, perché è un obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio della stagione, e quindi adesso siamo qui a giocarlo. Sappiamo che giochiamo contro una squadra molto forte, che ha fatto un percorso importante in campionato, però ripeto, la nostra voglia, la nostra volontà è quella di fare di tutto per portare a casa il trofeo. Per Camelia invece la domanda è: nel 2021 tu sei stata una delle protagoniste, quindi questa Coppa comunque tu l'hai già sollevata, che emozione ti fa vederla così vicina, e poi cosa vivi anche tu alla vigilia della gara? Intanto buonasera a tutti. Sì, come hai ricordato tu, qualche anno fa abbiamo vinto la Coppa, è stato il primo trofeo che abbiamo vinto a Roma. E ci farebbe enormemente piacere tornare a vincerla, perché appunto negli ultimi 2 anni abbiamo disputato 2 finali giocate molto bene, e sicuramente vogliamo un po' prenderci quello che abbiamo sognato anche gli ultimi 2 anni. Quindi, come diceva il mister, è una vigilia vissuta con entusiasmo e con la consapevolezza e la voglia di portare appunto a casa il trofeo. Luca Leoni di Teleromagna. Ecco, volevo chiedere al mister quali sono i punti di forza di questa Fiorentina, e invece quali sono le vostre armi a disposizione per poterla fronteggiare in questa finale. Punti di forza della Fiorentina ce ne sono tanti, perché come ho detto prima, il percorso che ha fatto quest'anno in campionato è stato un percorso di alto livello, e quindi giocatrici forti soprattutto nel reparto offensivo, però credo che il fatto che loro mancano da una finale da un po' di anni, anche la loro voglia, la loro fame, la loro determinazione nel provare a portare a casa un trofeo, credo sia uno degli ostacoli più pericolosi per noi. Come possiamo così battere la Fiorentina? Questo, noi abbiamo tante armi, sicuramente l'abbiamo dimostrato in questo campionato, l'abbiamo dimostrato in Champions League, l'abbiamo dimostrato nel percorso in Coppa Italia, per cui ripeto, noi dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche, dobbiamo cercare di fare la miglior partita possibile in questo momento, perché non dimentichiamoci che siamo a fine stagione, e quindi le due squadre sicuramente un po' di stanchezza ce l'avranno, però quando di fronte hai un trofeo, hai un qualcosa da conquistare, devi andare anche oltre questa stanchezza, questa fatica, e devi fare la miglior partita possibile. Ok, Paolo Comba, calcio femminile italiano.
Buonasera mister, non pensa che dopo il 5-0 fatto il Tre Fontane contro la Fiorentina e col gruppo magari possa snobbare un attimino le avversarie? Se snobbiamo l'impegno vuol dire che non siamo una squadra ancora di livello alto, noi non possiamo permetterci questo, noi dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo aver dimenticato la partita di domenica nel breve tempo possibile, perché abbiamo la necessità di fare una grande gara domani, non dobbiamo pensare al 5-0 fatto, non dobbiamo pensare alle partite giocate in precedenza, non dimentichiamoci che qualche settimana prima di questo 5-0 noi abbiamo fatto uno 0-0 non giocando una buona partita e avendo anche delle difficoltà, quindi forse dobbiamo più pensare a quello che non al 5-0. Il 5-0 è frutto di tante cose, di una buona gara nostra, di tante situazioni favorevoli che ci hanno portato a fare gol, ma domani sarà sicuramente un'altra storia, un'altra partita. Non credo che la Fiorentina venga a fare la vittima, anzi credo che farà di tutto per vincere la gara, per cui dovremmo essere pronti a questo. Una domanda per Camelia, come sta la squadra, come vedi il gruppo e quanto ci tengono le tue compagne a questo trofeo? Grazie. Ma onestamente, cioè, un trofeo vale tantissimo, quindi la squadra ha tanta voglia di fare, come ha sottolineato anche il mister, magari ci può essere tanta stanchezza, ma in queste settimane si è vista tanta voglia di andare oltre a tutto e tanta voglia di fare questo chiamiamo ultimo sforzo, ma in realtà è un onore poter partecipare a una finale, perché non è per nulla scontato, e una volta che riesci ad ottenere la possibilità di giocare una finale noi siamo chiamate a giocare, a fare bene in ogni situazione, quindi se manca la voglia non dobbiamo cambiare assolutamente mestiere, perché queste sono opportunità che sognano tutte le giocatrici, quindi la nostra voglia, il nostro desiderio di vincere è fortissimo. Iniziamo con i colleghi collegati da remoto, Lorenzo Scalia del Corriere dello Sport. Ciao mister, ultimamente hai alternato Vie e Giacinti davanti, c'è la possibilità di vederle insieme domani in coppia o comunque in un tridente? Però mi fai una domanda, che qua dietro c'è il mister della Fiorentina, se te lo dico lui nella notte proverà a fare tutto... Lo dico? Beh, la possibilità c'è, certo che c'è. Hanno giocato tante volte insieme, qualche volta si sono alternate, ma molte volte si sono alternate perché una delle due magari doveva recuperare un po', visti tanti impegni. Quindi la possibilità di vederle insieme c'è sicuramente. Ok, per Camelia, volevo sapere che voto dai al campionato della Roma e se questo giudizio cambierà in base al... a come andrà la finale. Ma la partita di domani è una finale, una partita secca, quindi secondo me sarebbe un po' riduttivo dare tutto il peso di una stagione a una finale. Io penso che abbiamo disputato un ottimo campionato, perché abbiamo perso due partite e pareggiata una, quindi nonostante gli impegni della Champions, quindi secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato, ma domani è una partita a sé e quindi dobbiamo portarci sicuramente l'esperienza della stagione, ma concentrarci sulla Coppa Italia nel migliore dei modi. Silvia Campanella, Tutto Sport. Buonasera mister. Ciao Silvia. Volevo chiederti questo, se pensiamo agli ultimi due mesi, no? Le partite vere in senso assoluto, cioè quelle necessarie al raggiungimento di un obiettivo, sono state poche, perché il campionato comunque è finito presto e perché le semifinali di Coppa sono state a marzo. Credi che la squadra possa pagare un po' questo, che poi tra l'altro è una situazione che deriva da meriti vostri, oppure la fame di cui poi tu stesso hai parlato ieri l'hai vista sempre, giorno per giorno, anche in questi due mesi? Grazie. Ma guarda, queste partite dove praticamente non c'era nulla in palio ci sono servite per, come ho detto diverse volte, per far giocare chi magari aveva giocato qualche minuto in meno, per far recuperare
qualche giocatrice che invece aveva speso tanto, aveva giocato tanto. Il nostro obiettivo era quello di arrivare a questa settimana con l'organico al completo. Devo fare i complimenti all'area medica, allo staff medico, all'area performance, perché hanno rimesso in piedi praticamente tutte le calciatrici, le hanno ricondizionate nel migliore dei modi, e questa era la cosa più importante. Però, ripeto, il fatto di aver giocato magari partite che contavano nulla per il risultato non deve assolutamente pesare, anzi noi dobbiamo avere la fame che ho detto prima, la determinazione per vincere la partita, perché è una finale di Coppa Italia, un trofeo importante, e quindi questo non deve assolutamente avere un peso per noi. A Camellia chiedo invece, da Cesena a Cesena, come ha detto prima il mister, qual è l'aspetto, c'è un aspetto sotto il quale secondo te la squadra è cresciuta più di tutto in questa stagione, se dovessi sceglierne uno, sia a livello mentale che a livello tattico in generale, ma uno specifico? Grazie. Mi ha messo pressione. No, io penso la consapevolezza, perché comunque abbiamo fatto una stagione che comunque ripetersi dopo una vittoria dello scudetto non è facile. Noi lo abbiamo fatto comunque, anche se potevamo giocarla forse un po' meglio la fase ai gironi di Champions, ma comunque giocare contro squadre come Bayern Monaco, Paris e Ajax ti danno tanta consapevolezza, quindi io penso proprio questa parola. Giuseppe Mustica, il Messaggero. Ciao mister, buonasera. Ciao. Mister, ti chiedo una cosa, con la Fiorentina durante il campionato la Roma non ha mai avuto vita facile, però dopo la partita contro il Milan alla semifinale Ovec ha detto che la Roma è favorita. Ma tu ti senti favorito realmente in questa finale? Perché sulla carta la Roma è oggettivamente favorita. Grazie. No, ma io dico sempre questo: nelle finali non può esserci un favorito. Una partita secca può essere determinata da un episodio che ti può andare bene e ti può andare male. Noi, come ho detto prima, abbiamo fatto due finali, secondo me, giocate molto bene, però abbiamo avuto due episodi negativi che ci hanno fatto perdere la finale. Quindi non mi sento favorito, non ci dobbiamo sentire favoriti, ci dobbiamo sentire consapevoli della nostra forza, di poter provare a fare la miglior partita possibile per vincere la finale. Questo ci dobbiamo sentire addosso e basta. Per Camellia invece, a Camellia vorrei chiedere, lei è stata decisiva nell'ultima finale vinta della Roma, nelle ultime due finali vinte della Roma che sono andate ai rigori. Baratteresti una vittoria prima invece di andare ai rigori e di essere l'eroina della serata, oppure vorreste andare ai rigori per riconfermarti? Grazie. Ma sinceramente sono dell'idea che prima si chiude meglio è, perché comunque è una sofferenza arrivare fino ai rigori. Poi sì, è vero che io li ho parati, ma sono anche state molto brave le mie compagne ad averli segnati, perché uno li para, ma se poi la compagna non li segna, siamo punto a capo. Quindi speriamo che in ogni caso giochiamo una buona partita e che si chiuda il prima possibile. Arianna Di Pasquale, il Tempo. Leonardo Frenquelli, ci senti? Sì. Vai. Ciao mister, buonasera. Ciao Leonardo. Faccio riferimento, come hai fatto tu, alle precedenti finali, nello specifico a quella con la Juventus, l'ultima insomma, e ti chiedo qual è la vera differenza secondo te di giocare contro la Fiorentina e non con la Juventus, e poi se c'è secondo te nelle finali una sorta di problema a mantenere la concentrazione fino a un certo punto, perché se penso all'ultima è un errore difensivo nel finale proprio al 93esimo, se no si sarebbe andato ai supplementari, se avete lavorato su questo aspetto. Quando fai una finale devi assolutamente lavorare sull'aspetto dell'attenzione, della concentrazione. Una finale può durare anche più del tempo, quindi dei 90 minuti, per cui devi assolutamente mantenere alta la concentrazione, alta l'attenzione. Nella gara della passata stagione probabilmente questo un po'
ci ha penalizzato, però differenze tra giocare contro la Juve e contro la Fiorentina non ne vedo. Vedo due squadre forti, e quindi quest'anno tocca la Fiorentina, e se in finale la Fiorentina perché l'ha meritato, ha battuto la Juventus nella semifinale, quindi se fa questa finale perché merita questa partita, quindi ripeto, l'attenzione domani dovrà essere solo ed esclusivamente sulla Fiorentina e sulle loro abilità, sulle loro qualità. Leonardo, se ne hai una su Camelia, velocemente. Sì, al volo, Camelia, ciao. Chiedo se c'è una giocatrice della Fiorentina che ti preoccupa particolarmente. Sappiamo della loro forza offensiva, però se una che secondo te, che vedi il campo da dietro, può mettere particolarmente in difficoltà la Roma. La Fiorentina ha diverse individualità forti, soprattutto nel reparto offensivo, però se proprio devo fare un nome, io penso a Bochete, che è una giocatrice che a livello di intelligenza calcistica, proprio io la vedo anche in campo, una che comanda tanto, ha una fortissima leadership e quindi oltre alle doti tecniche proprio una trascinatrice, quindi diciamo che secondo me è un'avversaria tosta e a cui fare attenzione. Chiudiamo con grazie. Arianna Di Pasquale, l'ultima, grazie. Ciao mister, buon pomeriggio. Ciao. Anche quest'anno avete reso facile una cavalcata che effettivamente non era così semplice, no? Ne parlava anche domenica del fatto che si dia magari troppo per scontato il fatto che la Roma debba sempre stravincere. Sulla base di questo le chiedo quanta pressione c'è quindi in vista di questa finale, la seconda della stagione. No, c'è la giusta pressione, ma noi dobbiamo abituarci a giocare sotto pressione, perché quando incominci a vincere qualcosa, e in questi ultimi anni qualcosa abbiamo vinto, qualcosa di importante, è normale che poi tutti quanti si aspettano sempre di più, e quindi la pressione c'è, però ripeto, questa pressione ci piace, personalmente mi piace tantissimo, io vorrei sempre giocare finali, vorrei sempre giocare per vincere, per stare ad alto livello, per cui la pressione, godo di questa pressione, e lo dobbiamo fare, tutte le giocatrici devono apprezzare questa pressione, perché è la cosa che ti fa stare a livelli massimi, per cui non dobbiamo preoccuparci di questo, ripeto, dobbiamo essere molto concentrate e pensare solo a quello che dobbiamo fare domani e farlo nel migliore dei modi. Grazie a tutti.